Cosa è successo ieri e cosa sta succedendo rispetto al fatto che esiste una legge, che è la 194, che ovviamente non può essere toccata? C'è un tentativo politico da parte, in modo particolare, di Fratelli d'Italia di fare cosa? C'è un tentativo di delegittimare non solo una norma, ma un diritto acquisito dalla storia, dalle lotte di questo paese, un diritto che sta scritto nelle norme, che oggi è sempre meno esigibile nella realtà di questo paese, nella demolizione del sistema dei consultori, nella moltiplicazione dell'obiezione di coscienza da parte di chi dovrebbe garantire le strutture pubbliche l'esigibilità piena di questo diritto, tutto di fronte a questo vero e proprio assalto come una risposta politica nelle istituzioni e una mobilitazione. Quale può essere la risposta politica nel concreto? Un'opposizione molto ferma, tentativo che, ripeto, in modo surrettizio, diretto, punti a rimettere in discussione un diritto fondamentale di questo paese, delle donne e non solo delle donne. Il diritto all'aborto non può essere impedito da una norma che prevede di far entrare nei consultori le associazioni che fanno spesso campagne violente, che pensano di imporre la volontà sulle donne. Il nostro impegno è, insieme alle altre associazioni, alle forze di opposizione, e contro una destra che ovunque governa vuole mortificare il diritto alla autodeterminazione delle donne. Questo governo ha sferrato un altro attacco alla libertà delle donne, al diritto all'autodeterminazione. Lo ha fatto con una violenza inaudita. Con un emendamento ha deciso che le associazioni antiabortiste potranno entrare nei consultori, mettendo così a duro rischio un diritto, che è un diritto, e questo deve farne, con questa cosa il governo una volta e per tutte deve farci i conti, un diritto la cui esigibilità sarà ancora una volta messa a dura prova. Ci sono già tantissimi ostacoli che le donne che vogliono abortire nel nostro paese devono incontrare, eppure con una violenza veramente senza precedenti il governo si ostina a non voler garantire questo diritto. Noi ovviamente continueremo a combattere, perché riteniamo che la libertà all'autodeterminazione, la scelta delle donne, non possa in alcun modo essere oggetto di questa vile propaganda di cui il governo non ha intenzione assolutamente di fare marcia indietro.